Bentornati qua su F123 con un nuovo episodio di Breaking Point 2. Allora, andiamo intanto al prossimo capitolo, vediamo che succede. Gran Prix d'Ungheria, alcune settimane dopo, capitolo 3. Andiamo! Tu puoi alzare quella luce di una quindicina di centimetri? Ok. Eccellente. Una luce degna di un padre. Ah, è il padre. Capirai. Dunque. In che momento della stagione 2022 hai capito che la scuderia era in difficoltà? Oh, dopo il Gran Premio di Ungheria. Sarò anche solo un investitore. Ma mi sembrava piuttosto ovvio. La situazione stava precipitando. Anche oggi le Connersport di Jackson e Butler si danno battaglia in pista. Sembra che... Grande battaglia, ma scusa un attimo, Davide. Ok, Devon, Aiden sta girando più forte di te. Fallo passare, per favore. Non lo farà mai. Devon, mi ricevi? Ascoltami, ho bisogno che tu faccia passare Aiden. Butler ha completamente ignorato l'ordine di scuderia. Non sembra neanche averlo sentito. E intanto Jackson non riesce a superarlo. Ci risiamo. La rivalità in casa Connersport continua anche qui in Ungheria. A Butler, sei lento, smettila. Se sei scarso, dai, su. Ammettilo. Allora, sorpassa Butler prima del 14° giro. Ok, si può fare. Butler, mo ti faccio vedere come si fa. Se non drifto, magari, forse è meglio. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ho il DRS, ho il DRS. Ah, c'è il bonus. Concludi nei primi 8. Ehi. Non è semplice. Posso provarci. Posso provarci, allora. A Butler. Mamma mia. Stavo per andare di traverso nell'erba malamente, ma vabbè. Ho mancato il punto di corda, perfetto. Sono un po' nervoso con Butler davanti, eh. Devo stare calmo. Devo stare molto calmo. Molto calmo. Moltissimo calmissimo. Allora. Ci siamo, eh. Con DRS forse lo supero. Forse. Buonissima questa curva. A Butler, levati. Lui ha DRS ora. Maledetto Butler. Ma non mi avrai. C'ho davanti Vettel. Come Vettel? Ma raga, Vettel si è ritirato. Io non vorrei dire, non vorrei essere scortese. Scusa Vettel, scusa. Ora c'è Albon nel mirino. Obiettivo nei primi 8. Bastava superare Butler, poi era tutto in discesa. Maledetto di un Butler che... E si ostinava a non farmi passare. Qua lo supero. Largo, 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 largo.
Arrivare ottavi. Siamo tredicesimi. Non c'è DRS su Ricciardo, però. Male. Ma sento una macchina che scivola un po' dappertutto, onestamente. La vedo un po' in difficoltà, sta macchinina. Magari mi sbaglio io, però. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5. Ricciardo? Là si danno battaglia. Ma c'è Alonso ancora in Alpine. Tra l'altro, comunque è entrata killer. Diciamo che Breaking Point non ha le scuderie aggiornate, ecco, i piloti aggiornati, perché c'è Alonso, Ocon ancora, Ocon, c'è Alonso in Alpine, ok, vabbè. Ah, ora l'obiettivo è concludere la top 10, me l'hanno cambiato, perché? Sta cosa? O chi lo sa? Alonso, Butter, dove stai? Come sono entrato ad Alonso, raga? Ma come sono entrato? Ho anch'io il DRS, Alonso. Ce l'ho anch'io il DRS. Alonso, stai calmo. Non ti arrabbia. Non ti arrabbia. Oh. Quasi andavo addosso ad Ocon, eh. Di chi è il giro veloce? No! Entrata da killer! Diciamo che sto un po' sorpassando con una cattiveria abbastanza inaudita, eh. Onestamente, con tantissima cattiveria. E mo' arrivare ottavi è il problema. C'è Norris a 4 secondi. No, vabbè, sono tutti lì, comunque. Già che li vedo è un buon segnale, eh? Comunque io ho messo difficoltà difficile, ma non mi sembra, onestamente. Ok, sei nella top 10. Ho fatto il giro veloce? Cioè, vorrei saperlo. Il mio giro qual è? Se è migliore oppure no? Forse no, perché ho fatto sempre dei sorpassi in ogni giro. Dovrei fare un giro pulito per poter capire se ho il tempo migliore oppure no. Ma ci arrivo, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, devi fidarti di me. Il tuo amico Aiden Jackson. Oh! Sto a fare cose incredibili. Calma. Ormai ho Magnussen qua che è una preda. C'ho anche DRS. In teoria. Senza la teoria. Ho proprio il DRS di Magnussen io. Brutalmente. Ok. Ah, ma ce l'ha anche lui di RS. Maledetto. Oh, niente. Abbiamo carburante a sufficienza per soli 2. Ma si può tornare indietro, no? Non mi ricordo come si fa. Vabbè, chi se ne frega, va bene lo stesso. Ho fatto una roba che è illegale ormai, cioè in 38 paesi diversi, ma vabbè, sono cose che possono capitare.
Allora, Bottas, arrivo. Bottas, non ti preoccupare, sto arrivando e non ho buone intenzioni. Mamma mia, che gli ho fatto a Bottas. Vabbè, sto lo settimo. Ho fatto l'obiettivo, direi, ragazzi, per averlo fatto, l'ho fatto. E anche prima della fine della gara, perché siamo al 17esimo giro, ormai 18, perché ok, è finito. Praticamente Leclerc è imprendibile. Ormai è andato. Dobbiamo cercare il giro veloce. Ce la possiamo fare. Non so se ce l'ho il giro veloce, onestamente, però per non sapere né leggere né scrivere, vorrei provarlo a fare. In modo che Lento. Lentissimo nel primo settore. Calma. Il giro veloce non si può fa. Verstappen intanto va a vincere, è strano, ma chi l'avrebbe mai detto che Verstappen potesse vincere sta gara? Quando è che non vince delle gare? Sarebbe strano il contrario ormai. Comunque, giro mediocre assolutamente, 1.25. Ma che è una minaccia? Fai attenzione alla macchina quando entri, come per dire, sappiamo che tu sei un po' così. Va bene, dai. Verstappen ha vinto. Secondo Russell, mi sembra. Jackson ha fatto una gara magistrale. E vabbè, compagno di squadra non è un problema. Direi settimo posto è buono, no? Per una scuderia nuova. Una Red Bull sempre più sugli scudi, ha svolto anche stavolta un lavoro eccellente. Che strano, Verstappen che vince una gara. Molto. Oh, secondo Hamilton invece. Bello. Comunque, i personaggi sono fatti veramente bene. I meccanici così un po' meno, ma i personaggi sono veramente fatti da Dio. Verstappen è uguale. A parte i cappelli che hanno una strana... Ma che cavolo? Perché i cappelli tipo sembrano oscurati, tipo censurati? Vabbè, niente. Non lo so. Intervista? È stato un colpo di testa, ma è fatto così. Bello. Conosciamo tutti. Oggi era fuori di testa, ma dovrebbe imparare a controllarsi. Non è l'unico a guidare e scommetto che la squadra non terrà la bocca chiusa. Beh, di sicuro sembra averti causato qualche grattacapo là fuori. Dopo quel che è accaduto oggi e l'episodio in Canada, cosa diresti a chi si chiede se la vecchia rivalità tra Jackson e Butler è tornata? È acqua passata. Entrambi vogliamo a tutti i costi che la Connersport abbia successo. Comunque sono un po' bassi i dialoghi, Vogliamo a tutti i costi che la Connersport abbia successo. È normale se una volta tanto finiamo per pestarci i piedi. Mettiamo da parte l'argomento, Devon. Come valuti le tue prestazioni di oggi? Pensi che la scuderia sia soddisfatta? Avrei potuto spingere di più. Probabilmente. È stato un risultato discreto, ma forse mi sono trattenuto a causa dei problemi recenti con l'auto.
Sicuramente mi allenerò di più prima del prossimo. È bassissimo il volume, raga. Hai menzionato la macchina. La Connor Sport non ha avuto vita facile finora in questa stagione. Avete risolto i problemi? Lo spero, ma vedremo cosa succederà nelle prossime gare. Lo spero, Natalie. Oggi è andata bene, senza difficoltà tecniche. Ma è sempre difficile quando un pilota dà il massimo e l'auto non regge. Mi è stato detto che la squadra la sta revisionando. Ma vedremo cosa succederà nelle prossime gare. Grazie mille. Ok. Alla fine ho visto un Alonso selvatico. Allora, post gara. Ok, ora è tutto nelle vostre mani. Devon, c'è stato un problema con un ordine via radio. Non l'ho ricevuto. Cosa? Senti, so che tutti dicono che ho ignorato l'ordine, ma non è così. Non l'ho mai ricevuto. Controlla la radio. Un operaio incapace incolpa gli attrezzi. Controlla la radio. Ok, controlliamo tutte le comunicazioni e sistemiamo. Non deve succedere un'altra volta. Come sempre. Aiden, ascolta. Cosa c'è? Lo sai, Devon è fatto così. E quindi? Dobbiamo accettarlo. È solo un arrogante. No, hai ragione a lamentarti. Pensa se non gli concedessimo certe libertà, sarebbe ancora più difficile. Ma cosa vuol dire? Non so, sono suo padre. Aiden, sei il nostro miglior pilota e fai bene a mettere Devon al suo posto. Ne ha bisogno. E ne ha bisogno la scuderia. Grazie. Ascolta, resti tra noi, ma questa non è la scuderia giusta per me. Penso che... Onestamente, non ti meritiamo. E so che altre scuderie sono interessate a te. Pertanto, fai quello che credi sia giusto. Certo. Scusa se ho parlato a sproposito di Devon. Figurati. C'è un modo per mettere Devon al suo posto. E qual è? Batterlo. Ormai lo sto già battendo, mi sembra. Almeno, no? Da quello che sembrava a me, poi magari mi sbaglio. Potresti dare un'occhiata qui, per favore? Allora, la Connor Sport è stata contattata da una casa di produzione cinematografica. Sono in fase di pre-produzione per un nuovo episodio della popolarissima serie cinematografica Throttle Zone. E vogliono proporre un cameo a uno dei nostri piloti. Allora, Aiden. Quando la stampa gli ha contestato di aver ignorato l'ordine di scuderia durante la gara di oggi, Devon ha reso pubblico il problema con le comunicazioni. Ora ci viene chiesta una dichiarazione. Qual è la nostra risposta? Risposta cauta. Va bene. Notizie. La promessa di Devon, chi se ne frega. Social, mi sta chiamando Davidoff. Davidoff, ho parlato con Aiden. E? Niente di cui preoccuparsi, non penso ci saranno ulteriori problemi. Cosa gli hai detto? Non importa, conta che ci siamo chiariti. D'ora in poi con Aiden lascia fare a me. E come la mettiamo con Devon? In che senso con Devon? Lo sappiamo entrambi che non era la radio, no? Andreo, ascoltami. Devon a volte esagera, ma non voglio che sia messa in discussione la sua integrità. Se dice che la radio non andava, allora sai cosa fare. Giusto? Sì, certo. Controlleremo di nuovo. Vedi di farlo. Che pagliacciata. Ragazzi, io direi che per oggi è tutto. Comunque, bella questa modalità, mi sta piacendo. Sì, devo dire che mi sta assai piacendo. Ragazzi, io vi ringrazio tanto e ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao!